preparazione dell'evento della COP26 di Glasgow, che è un evento importantissimo, abbiamo voluto, assieme all'ambasciata della Gran Bretagna, in collaborazione con la Santa Sede, organizzare qui a Roma il 4 ottobre un evento che coinvolgesse i principali leaders religiosi del mondo intorno al tema dell'ambiente e alle implicazioni anche sociali del tema ambientale, come ci insegna l'enciclica Laudato Si. Questa mattina abbiamo presentato questo evento, è un evento sul quale stiamo lavorando da diversi mesi con alcuni incontri online e che ci porterà appunto attraverso il mese di settembre, quando si terranno a Milano due incontri molto importanti. Uno è un incontro di preparazione alla COP e un altro è un incontro sempre a fine settembre dedicato ai giovani e a quello che i giovani possono dare come contributo a chi negozia la COP26 ai primi di novembre. Il ruolo proprio dell'Italia nella COP26, visto che da poco è stato anche istituito un ministero dedicato proprio alla transizione ecologica. Beh, il ruolo dell'Italia è importantissimo, innanzitutto copresiede, come dicevo prima, ha anche messo alcuni eventi preparatori, ma forte anche della presidenza italiana del G20 quest'anno e della stessa presidenza del G7 della Gran Bretagna, sarà possibile veramente porre al centro dell'agenda globale del 2021 il tema del rispetto dell'ambiente e del creato.